ben ritrovati, sono le 12:31 minuti in questo istante, una nuova puntata di Good Morning Milano a inizio. Quest'oggi parliamo di fotografia, ne parliamo perché parliamo di un importante festival che viene fatto tutti gli anni a Milano, quest'anno è arrivato alla 14ª edizione e ne parliamo qui con due persone importantissime per questo festival, insomma, perché senza di loro, ahimè, chissà cosa sarebbe, mi verrebbe da dire così. Cristina Comelli del comitato organizzatore, nonché segretario generale di iPhoto, appunto l'associazione che organizza, promuove il festival. Buongiorno. E Roberto Muti, direttore artistico del festival. Roberto, già spesso buongiorno. Essere direttore artistico del Photo Festival è il lavoro che non vorrei mai fare. Secondo me deve essere, mi capita di farlo, deve essere un complicato, deve fare con tutti questi fotografi, deve essere qualcosa di Sì, è complesso ovviamente perché si ha a che fare con tanti autori, però è un bel lavoro. Oltretutto, diciamo, poi ne capiremo durante la puntata, in un momento in cui un po' tutti fanno i fotografi anche, quindi bisogna stare lì e un po' capire davvero chi è fotografo e chi non lo è. Sì, questo è il nostro compito. Ok, anche, sì. E infatti voglio subito partire da te Cristina, appunto, iPhoto. iPhoto è il promotore appunto di questo festival, è un'associazione però molto importante perché appunto gestisce, detiene dentro sé, insomma, tantissime sì. realtà del mondo esatto. della fotografia, e prima dicevi fuori onda del digital image, giusto? Sì, iPhoto è l'acronimo di Associazione Italiana Foto e Digital Imaging, rappresenta le realtà principali che in Italia producono o distribuiscono i marchi del mondo della fotografia. Cito Canon, cito Nikon, Epson, tanto per dare un esempio agli ascoltatori. L'associazione quest'anno ha compiuto 40 anni, quindi è da tanto tempo presente in Italia e ha come missione quella di sostenere e promuovere appunto lo sviluppo del mondo imaging, quindi sia ovviamente relativamente alla parte di prodotti e quindi in questo senso svolge eventi di tipo promozionale sulle novità di prodotti, si occupa delle tendenze del mercato, sia dal punto di vista della cultura fotografica, e in questo caso ovviamente l'evento principale è Photo Festival, che promuove appunto da 14 anni. È molto interessante l'utilizzo della parola imaging, hai detto adesso, insomma, ormai il confine è molto labile, dove finisce la foto, dove inizia sì. qualcos'altro. Sì, sì, assolutamente, ma noi stessi per primi, guarda, devo dirti che all'inizio, quindi imaging è larghissimo, come dici tu, tutti scattiamo foto con i mezzi che abbiamo in tasca tutti i giorni, no? Ovviamente a un certo punto l'associazione si è dovuta aprire a questo mondo allargato e lo accoglie ed è assolutamente aperta nei confronti dell'imaging più allargato, quindi è nostro volere includere in associazione anche il mondo della telefonia, perché è innegabile che ciascuno di noi appunto scatta foto con altri strumenti che non siano quello più evoluto, non so come chiamarlo, Roberto, della macchina fotografica. Roberto, qui qualche fotografo si è strappato i capelli quando l'hai detto facciamo entrare anche la telefonia, no? Ma no, no, il problema non è mai tecnico, a dire no. il vero. Allora, a proposito di tutti siamo fotografi, è come dire che tutti siamo scrittori, tutti scriviamo, e poi ci sono i giornalisti, ci sono i romanzieri, ci sono i giallisti, cioè questa è la vera differenza, non è proibito scrivere, anzi scatta va benissimo, col tuo però iPhone, nel momento esatto, nel momento in cui io uso un telefonino per mandare un messaggio a un amico perché sono passato davanti a un bar dove ci troviamo di solito, quella non è una fotografia, quella è un messaggio visivo. Poi se lo affido a un bravo fotografo, a un autore, quello diventa una fotografia. Quello, il problema diventa quello, ecco, qui, però non bisogna chiudersi, ogni mezzo, credo che nel video questo sia passato più facilmente, no? Perché ha consentito democraticamente a molti di fare quello che prima era difficile da fare, certo, poi consente a molti di fare delle porcherie, ma questo è il pubblico che poi deciderà. Photo Festival, che un'altra peculiarità che ha è che dura tanto, nel senso che sì. è iniziato il 17 di aprile e finisce il 30 di giugno, sì. insomma, noi abituati alle varie week che durano tre giorni, a volte poi mi chiedo come faccio a arrivare a week se dura solo tre giorni, questo è una grande il mio quesito, insomma, trovare un festival così, diciamo, cavolo,
c'è tanto lavoro dietro, ma soprattutto ci sono tanti tanti fotografi, appunto, e non solo, da conoscere, no? Sì. Chi c'è in mostra alla Photo Festival? E poi è solo una grande mostra il Photo Festival? Dunque, no, è una davvero vuole essere una manifestazione di questo genere. Noi molti anni fa, quando abbiamo iniziato, prima era biennale e non era annuale, come, ma poi ci è stato richiesto di diventare annuale e abbiamo ben accettato. La nostra idea è: Milano è davvero la capitale della fotografia per tante ragioni, un po' da sempre, perfino dal dopoguerra, e ha sviluppato un grosso interesse per un pubblico che frequenta sia le gallerie che degli spazi che in genere non accolgono la fotografia. Quindi il nostro spirito è: apriamo non a una manifestazione di breve termine, perché questo ci sono già, le fanno bene, in altre città non c'è ragione di sovrapporsi, c'è spazio per tutti. Noi vogliamo invece mostrare quanto la città sia vitale. Nel 1967 Milano ha aperto per la prima volta in Europa una galleria soltanto dedicata alla fotografia, che si chiamava Il Diaframma. E noi giovani allora frequentavamo questa galleria, vedevamo una mostra al mese, ci sembrava molto bello. Noi oggi io ho fatto il conto che l'anno scorso a Milano città sono passate 290 mostre, fra quelle molto grandi, quelle molto piccole, quelle importanti e quelle ovviamente molto meno. E il nostro intento è quello non di portare il pubblico alla fotografia, ma di portare la fotografia al pubblico. E quindi ci hanno scritto adesso, appunto, Federica Paglio, che sta seguendo la diretta, sì, e ci chiede se è un festival solo per fotografi professionisti. No, questo. No, assolutamente no. No, decisamente no. Ci sono degli importanti fotografi professionisti, siamo contentissimi di averli, ma in realtà noi siamo molto più orgogliosi perché a questi non aggiungiamo nulla, offriamo in collaborazione con chi organizza o organizzandole noi autori di grande importanza. Ma siccome l'obiezione è che gli autori di grande importanza sono i soliti, noi abbiamo anche l'orgoglio di dare degli spazi a giovani autori o autori che si presentano per la prima volta al pubblico. E quindi sia autori e vorrei aggiungere autrici, perché un terzo delle mostre poi è targato al femminile, quindi a riprova di una certa tendenza che ci piace sottolineare. Qui vedevo un po' il programma del festival. E il primo è una cosa che mi ha subito colpito molto, questa lettura dei portfolio. Che cos'è? Roberto è il protagonista in questo caso. Non è detto, insomma, che la lettura dei portfolio avvenga da parte del direttore artistico, ma quest'anno il direttore artistico ha partecipato. La valutazione del lavoro di un autore, che sia appunto di già anche affermato, okay, certo, in alcuni casi, o neofiti, esordienti, anche questa vuole essere, no, una modalità per dare visibilità agli autori che insomma decidono di fare della fotografia una professione. E quindi viene fatta la lettura del portfolio di questi fotografi. Com'è stato? Interessante. Devo dire che lo facciamo in due o tre, non lo facciamo in tanti autori. In questo modo riusciamo a vedere tutti i lavori, e noi mettiamo in palio una mostra gratuita per l'anno seguente, troviamo lo spazio. Qual è il modo migliore per fare il portfolio giusto? Certo. Quali sono i più classici che magari un fotografo, appunto, neofita fa nel suo portfolio? La foto dell'area dismessa sui temi, certo. Ad esempio, il tramonto al mare va tolto. Uno dei reati più comuni, estetici ovviamente, è quello, il carnevale di Venezia. Ma forse non è il caso più di vederli, perché o è uno un genio oppure non si fanno più. Equivale al tramonto. Vedo poche albe che sono più belle dei tramonti, però è più difficile da fotografare. Sono più faticoso. Esatto. Però l'errore che fanno alcuni è di voler mettere troppa roba, e allora si crea un po' di confusione
invece è molto interessante perché appunto lo so, se dovete tipo l'agenzia per il lavoro fanno un lettore del curriculum e spiegano come fare questo per un fotografo, appunto esatto. È il suo curriculum, esatto. È il modo migliore per potersi esatto. promuovere, sì, 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 per potersi segnalare, sì. Tantissimi, poi vedo tantissime redazioni di libri, anche tantissimi incontri, molti workshop anche molto, sì. Quindi anche la pratica diciamo viene assolutamente. Quali sono i workshop quest'anno? Hanno... vogliamo dare spazio anche alla formazione, sì. È un'altra delle missioni dell'associazione e quindi anche del festival. Ci possono essere workshop dedicati ai fotomatori più evoluti, come il caso di quello recentemente svoltosi in collaborazione con Panasonic, dedicato alla street photography. Faccio un esempio diciamo del programma di Photo Festival di quest'anno. Ma ci sono workshop per tutti i livelli, anche e soprattutto per le famiglie e per i bambini. E questo è il caso di due workshop che abbiamo svolto con successo e con grande partecipazione di pubblico al MUDEC quest'anno, sempre nell'ambito della nostra 14ª edizione, e dedicati uno tra l'altro alla macchina fotografica e alle stampanti con Canon, ma uno alla fotografia con smartphone, quindi fatto con un formatore professionista di assoluto rilievo. Quindi questo a testimonianza del fatto che dicevamo prima dell'apertura a 360 gradi al mondo imaging. Sì, il cellulare può essere utilizzato come mezzo per fotografare, ci sono modi. Sì, no, è sicuro che effettivamente quando si gira con un fotografo professionista e tira fuori il suo cellulare, tu vuoi buttare via il tuo. Esatto. Abbiamo avuto una foto di girare molto insieme, ad esempio, a un carissimo amico Settimio Benedusi, che certo. È lo stesso luogo, uno di fianco all'altro, con lo stesso smartphone in mano. Vero? Dicevo, sì. Ma non so, c'è qualcosa davanti, c'è qualcosa esattamente. Insomma, invece, esatto. Quello che dicevi tu è l'autore, sì. Il professionista, sì, il suo occhio, non è il mezzo, la storia, infatti, l'occhio. Infatti. Magari non professionista ma professionale, ecco, perché in Italia non c'è stato tanto spazio per tanti fotografi professionisti, ma alcuni che lo fanno per passione lo fanno con una capacità, con una passione, con un coinvolgimento che è professionale, insomma, sostanzialmente. E ti ricordo un tasto importante, perché appunto adesso fare la professione fotografo è una delle professioni complicate, cioè, se era già difficile prima, adesso forse lo certo, ancora di molto. Più però ci sono ancora, cioè, sì. Come si può fare a fare il fotografo adesso? A fare il fotografo adesso bisogna essere molto diversi da quelli che si era un tempo. Un tempo il fotografo era un fotografo, faceva fotografie e basta. Oggi invece deve organizzarsi, deve avere delle conoscenze anche tecniche informatiche, visto che un tempo bastava andare in laboratorio, adesso la questione è molto diversa, bisogna riprodurre le proprie fotografie, elaborarle, conservarle, insomma, ma bisogna anche quando si ha un progetto pensarlo a tutti i livelli, anche trovare gli sponsor, cercare le gallerie, fare un'operazione, e noi spesso aiutiamo i fotografi in questa direzione, e proseguire in questi due aspetti che sono da una parte il lavoro professionale, commerciale insomma, e dall'altra invece il lavoro della promozione di se stessi, che è una cosa un po' diversa. Il festival finisce il 30 di giugno, abbiamo ancora 10 giorni, che cosa dobbiamo correre per vedere in questi 10 giorni? Allora, Una la inauguriamo stasera, sì. È una mostra che piacerà tanto perché è una mostra di nudo, quindi credo che, insomma, allo spazio Cryptos, è un fotografo che si chiama Pietro Rovida ed è un nudo molto importante, delicato, molto, molto interessante e quindi... contiamo. Poi la modella oltretutto canterà, perché è anche un'attrice, una cantante, quindi sì, no, tra l'altro facciamo una festa, facciamo no? Una festa, una simile chiusura ufficiale insomma della manifestazione. Non lo è, perché massimo rispetto e anzi attenzione anche per tutte le mostre che continueranno, ma visto che volevamo creare un momento di incontro, in questo caso essendo la modella anche una performer di danza, insomma abbiamo unito le due cose. Molto aggraziata e ovviamente molto carina. Questa sera alle 18, per chi volesse, allo spazio Cryptos c'è questa... E poi è ancora aperta la mostra, quella del Salone Satellite. Esatto.
Sì, questo per noi è stato un progetto molto importante, quello di nato in collaborazione con il Salone Satellite, quindi diciamo la branca del Salone del Mobile che è focalizzata sui designer del domani, gli under 35 di oggi che diventeranno le future archistar. E abbiamo portato diciamo Photo Festival al Salone Satellite da prima attraverso gli studenti di due istituti, dell'Istituto Italiano di Fotografia e dell'Accademia Teatro alla Scala, a fotografare i giovani designer, quindi il progetto è incentrato proprio sulla creatività giovanile e ne è nata una collaborazione veramente entusiasmante, densa di partecipazione da parte di entrambi, e l'esito finale è stata una mostra fotografica che abbiamo inaugurato i primi di giugno al Centro Culturale di Milano, e questa, come diceva Roberto, è ancora visitabile fino a fine giugno. Sono 40 ritratti, oltre a un filmato diciamo relativo al backstage con delle mini interviste ai designer, ritratti appunto di questi giovani progettisti fatti dai giovani fotografi. Roberto ha partecipato attivamente, quindi sì, è stata una cosa molto bella, anche perché sono gli allievi delle due scuole dove insegno, quindi... E all'interno c'è una struttura che si chiama Photoshow Wall. Ricordiamo dove questo, ricordiamolo bene. Questo è al Centro Culturale di Milano, Largo Corsia del Servi. E all'interno c'è una struttura con delle foto scomposte, la struttura si chiama Photoshow Wall. Ne approfitto per dire, perché è il tramite, noi pensiamo a Milano ma pensiamo anche all'Interland e a un'importante collaborazione che abbiamo fatto con Pavia. Quindi abbiamo in questo momento molte mostre a Pavia, e una mostra che doveva finire il 30 giugno e invece proseguirà, per il successo che ha avuto, fino a ottobre, che ho organizzato al Museo dell'Elettricità di Pavia, con una storia della fotografia attraverso le sue tecniche. E quindi si parte dai daguerrotipi e si arriva alla stampa digitale, con degli originali presentati in quell'occasione. E quindi questa mostra poi è stata vista da insegnanti delle scuole di Pavia, che ci hanno chiesto di proseguirla fino a ottobre perché vogliamo fare degli incontri con... quindi siccome è la prima volta che abbiamo una collaborazione così esterna, anche se Pavia e Milano ovviamente sono fortemente collegati, questa è stata un'esperienza interessante. Sì, ormai è un vero e proprio festival satellite, no? Per cui avevamo iniziato con poche mostre l'anno scorso. Con una praticamente. Con una. Poi adesso con la Milano Fotofestival, la Milano e dintorni. È diventata, sì, Pavia, si è allargata come modello di riferimento. Che cosa differenzia, secondo voi, il Fotofestival da altre manifestazioni? Non so, stiamo qua a fare l'elenco, ma da classiche manifestazioni fotografiche che esistono? Beh, alcune cose le abbiamo già dette, sicuramente la durata, perché è veramente insomma notevole il fatto di essere presenti sul territorio con quest'anno 177 mostre per 2 mesi e mezzo. Sicuramente l'altro punto che ci caratterizza è la diffusione capillare, perché siamo presenti veramente dal centro alla periferia, all'Interland, sino ad arrivare, come dicevamo poco fa, a altre città limitrofe a Milano. E poi la varietà di sedi, cioè siamo presenti in sedi istituzionali come i musei, le biblioteche, che sono uno dei nostri punti forti, anche grazie alla collaborazione che abbiamo con l'assessorato alla cultura, ma anche nelle sedi private che vanno da showroom a palazzi, negozi, quindi sì, i palazzi della fotografia, giustamente come ricorda Roberto, sono
i palazzi storici che ospitano alcune nostre mostre, sono i palazzi in questo caso di Confcommercio in Corso Venezia, che sono anche un'ulteriore occasione insomma per abbinare la visita diciamo fotografica anche quella proprio storica e artistica. Sì, rispetto ad altre manifestazioni, cioè, certo rispetto a una, faccio per dire, la Photo Week organizzata dal Comune con cui noi abbiamo una collaborazione, è chiaro che se Photo Week organizza 100 eventi in una settimana, questo è un'offerta molto importante, ma è poi difficile seguirle tutte. Noi invece lo distribuiamo in un tempo molto lungo, in modo che, senza immaginare che uno abbia la costanza di vedere le 176, ma neanche noi. Insomma, è anche bello spesso il catalogo. Sì, viene molto usato. Viene molto usato perché se li portano dietro e fanno i segni. Ma ce lo manca. Esatto, ce lo manca. Molti si presentano così proprio all'inaugurazione. Sì. E quindi questo. Questa è una caratteristica diversa. Se vogliamo, adesso mi tremano le vene quando dico questa cosa, ma come modello di riferimento, senza immaginare di poterlo raggiungere, è il MOA della Photo a Parigi, che poi non è un MOA perché dura 2 mesi anche lì, e quindi loro, vabbè, siamo a Parigi, quindi tutto intorno c'è qualche cosa di importante, però anche lì tante sedie. Devo dire, se è per quello che il nostro catalogo è più bello, loro è molto più essenziale, che il nostro è un catalogo ragionato, loro è soltanto, detto questo per carità. Invece in Italia ci sono altre manifestazioni importanti, mi viene in mente Reggio Emilia, perché è molto bella, che però è concentrata in un certo, anche se le mostre durano di più, alla fine Reggio Emilia è una settimana anche lì di incontri, di cose di assoluto livello, ma questo è un modello differente, ce ne sono poi tante di manifestazioni. Come direttore artistico del festival, sì, la cosa di cui sei più orgoglioso che ci sia qua dentro? Allora, noi diamo, per esempio, una delle cose che mi interessa è che noi diamo dei premi, un premio alla carriera, quest'anno l'abbiamo dato a Giovanni Gastel, devo dire che siamo contentissimi, ma non aggiungiamo nulla di quanto non sia, riconosciamo il livello, l'importanza dell'autore, ma l'altro è che noi diamo un premio al giovane autore. E l'anno scorso, per esempio, abbiamo dato un premio a un'autrice, Valentina Tamborra, che nel frattempo si è affermata in un modo significativo, riuscendo a fare dei lavori e delle mostre, fra le quali una anche inserita nel Fotofestival, e vuol dire che abbiamo avuto naso, insomma, evidentemente. E quindi quest'anno abbiamo premiato un'altra autrice molto, molto giovane, Lucrezia Roda, e allora premiare questi, aprirsi agli altri, dare la possibilità a qualcuno che non sapeva dove trovare uno spazio per mostrare un progetto che ci interessa, questo credo che sia la cosa di cui noi siamo più contenti, e anche ricevere ovviamente il feedback, il riconoscimento. Certo, non tutte le mostre sono dello stesso livello, ovviamente, perché una cosa è avere un autore che è all'inizio e fa una mostra in una biblioteca, è una cosa avere un autore affermato, o anche middle career, che si presenta all'interno di una galleria. Quello che ci piace è il rapporto che abbiamo con gli operatori del settore, che sono sempre molto un tempo dovevamo dire vi ricordate, noi siamo tanti anni fa, adesso ci telefonano, abbiamo le prenotazioni per l'anno prossimo. Questo è tutto il lavoro appunto che fa e foto, poi, no? Nel senso di collegamento quasi, diciamo. Esattamente. Che in foto ci sono anche comunque fotografi dentro, no? Non solo, o sono solo le attraverso CNA, ecco. Quindi la Confederazione Nazionale Artigianato, i fotografi professionisti iscritti a CNA fanno parte di iFoto, quindi non è assolutamente diciamo un'associazione solo di aziende, ma anche di persone, di professionisti. E Fotofestival, come dicevamo, vuole proprio porsi un po' come punto di riferimento per insomma mettere in collegamento tutti questi mondi diversi, quindi ci sono i galleristi, ci sono chi si occupa di fotografia magari da dietro le quinte, certo, ma dà un contributo notevole alla cultura fotografica.
Ci sono i fotografi che cercano visibilità perché magari non possono ottenerla in altro modo, quindi... E poi mette in moto anche un meccanismo economico mica da poco, perché a parte i soldi che spendiamo noi, però ad esempio tantissimi hanno, intanto ci sono tutti quelli che stampano, tutti quelli che fanno le cornici che sono coinvolti in questa operazione, ma anche molti autori che per questa occasione si creano più o meno importante o un piccolo catalogo o addirittura un libro. C'è un autore che per questa occasione ha fatto addirittura un libro, insomma, e altri che hanno fatto dei cataloghi. Credo che mettendo insieme l'uno e l'altro ci sono stati almeno 10 autori che hanno sono fatti un libro, un catalogo di una certa importanza. Si mette in moto un meccanismo. Esatto. Diciamo appunto l'importanza anche dei premi che date ai giovani artisti. Qual è il premio che avete dato quest'anno alla autrice che avete premiato? Questa Lucrezia Roda, sì, lei è una fotografa che si sta affermando. Ovviamente noi segnaliamo delle persone che stanno già facendo delle cose importanti, e contemporaneamente è stata chiamata a fare una mostra piuttosto importante a Lecco. Lei fa uno dei suoi lavori più importanti è stato quello del fotografare dei luoghi che sono assolutamente poco affascinanti come delle industrie dell'acciaio, dove però ha fotografato senza descrivere, ma interpretando, facendo delle foto molto, molto particolari. E ha avuto l'anno scorso un grande successo con Mia, riuscendo a vendere, insomma. Stiamo proponendo anche queste cose. Poi, ad esempio, proprio anche prima parlavo delle tue portfogli, ad esempio chi c'è un vincitore, avrà la possibilità il prossimo anno. L'anno scorso è stato Claudio Rizzini, che ha fatto un lavoro molto importante, si chiama Armati di paura, ed è un reportage su coloro che si comprano delle armi per essere più tranquilli fra di loro, ed è andato a intervistarli, a parlare con loro, e le ha considerati con uno sguardo interessante, un po' vittime della paura, non era uno sguardo troppo severo, no? Ma queste persone che poi alla fine dicono vabbè, ma perché diavolo ti sei armato? Però racconta queste storie, e l'anno scorso l'abbiamo premiato, quest'anno ha fatto la mostra alla Biblioteca Sormani, quindi con il progetto aveva un po' girato anche. Sì. Sì, è stato pubblicato su Repubblica, ha pubblicato un portfolio intero. Un esempio concreto, no, di come in quel caso il voler premiare attraverso la lettura portfolio abbia poi portato insomma. Invece l'anno prossimo saranno due autori, ma poi due autori che si sono occupati proprio del linguaggio fotografico, mentre l'altro abbiamo premiato al di là della capacità il tema, che è estremamente attuale, certo. Qua invece il tema sarà proprio il discorso sul linguaggio, le vecchie tecniche, le nuove, con un discorso artistico molto, molto interessante. Dicevamo appunto, mancano solo 10 giorni alla fine del Photo Festival, tantissimi ancora appunto gli avvenimenti. Dove possiamo trovare tutto il materiale per capire come appunto muoverci in questi 10 giorni, dove fare sì, certo. Allora, mappa l'ideale sarebbe andare in uno di questi spazi come quelli che abbiamo indicato, perché noi diamo a ogni galleria 50 cataloghi che vengono distribuiti gratuitamente. All'interno dei cataloghi c'è non soltanto la scheda per ogni mostra, ma in fondo un indice anche cronologico temporale, e temporale. Esatto. Quindi si trovano ancora le mostre che sono aperte. Esatto. Quindi le mostre che aprono anche tipo il 24, mi sembra. Alla fine ci sono gli ultimissimi giorni. Dal 24 al 19 giugno, dal 17 giugno. Il catalogo comunque è anche naturalmente online, può essere consultato. C'è milanofotofestival.it, che è il nostro sito, e che include appunto la versione online del catalogo, quindi per praticità direi che senz'altro abbiamo il primo, anche, sì, è un sito molto ricco. Noi abbiamo dei fotografi qui che vanno a fotografare le inaugurazioni più importanti, e poi queste foto compaiono anche lì.
per la gioia di chi insomma, quindi, ancora avete ancora decisione di tempo per godervi al massimo, al meglio il Photo Festival edizione 1.14 di quest'anno, dopodiché appunto ingolosirvi e magari il prossimo anno incominciare fin dal principio, sì, a farvi due mesi e mezzo di scorpacciata di grandi fotografie e non solo, ma appunto diciamo mai certo. La linea di demarcazione sempre più labile, sempre più sottile, certo. Davvero grazie mille ai nostri ospiti, grazie. Con noi. Ricordiamo infine il sito fotofestival milanofotofestival.it, ci sono anche la pagina Facebook e il canale Instagram linkabili dal sito, vi invitiamo a seguirci perché pubblichiamo costantemente le novità. Il canale Instagram non poteva mancare, insomma, sì. Sì, è infatti la nuova casa per ogni fotografo, certo. Sì, evidentemente non sì. Si può scappare. Grazie mille davvero tantissimo a Cristina Comelli, grazie. E Roberto Mutti, grazie, grazie di a voi, buongiorno a tutti, buona giornata anche a voi, buoni ultimo sprint finale, dai, certo, grazie. Ma dopo finalmente ci si riposa? Beh, stiamo già facendo delle riunioni per il prossimo anno, però 2020. Sì, ci si riposa, se non si caricano le batterie poi non vengono nuove idee, quindi. Perfetto, va bene, grazie mille per averlo grazie. Stato, grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento è tra domani, come sempre, con una puntata di Good Morning in Milano, grazie mille, arrivederci, a presto.